Pumpkin Cake è un libro che dovete assolutamente comprare, perché la professoressa Anna Maria Colao ed io, insieme ad Edra, abbiamo deciso un anno e mezzo fa di sfatare tutti quei falsi miti che erano presenti sul web riguardo l'alimentazione. Perché da endocrinologhe abbiamo deciso di stare vicino e aiutare i nostri pazienti anche nel quotidiano, rispondendo a determinate domande per cui le risposte erano inesatte o confuse sul web. Questo libro è un libro divulgativo, di facile lettura, diviso in 9 capitoli, dove vengono affrontati più o meno tutti i temi che riguardano l'alimentazione. In più troverete delle semplici e divertenti interviste di alcuni artisti, nostri amici, che ci hanno dedicato un po' del loro tempo per rispondere a delle domande riguardo la loro infanzia, ma soprattutto l'alimentazione. Ecco perché vi dovete affidare ai medici, agli esperti in medicina e in nutrizione e non alle diete fai da te. La professoressa Anna Maria Colao è chair holder della cattedra UNESCO della Federico II Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile. Ecco perché portiamo avanti programmi di prevenzione gratuita e soprattutto stiamo vicini ai nostri pazienti che hanno bisogno anche di essere coccolati. Ecco perché Edra ci ha aiutato tantissimo a scrivere questo libro e a diffonderlo, perché non si può sentire nel 2023 che i pazienti ci dicano: ho il diabete, quindi non posso mangiare la frutta. Assolutamente no, bisogna seguire una dieta equilibrata che prevede anche l'utilizzo della frutta nei pazienti che soffrono di diabete. Perché vi parlo di diabete? Perché purtroppo si parla, dopo la pandemia da Covid-19, di diabesità, un neologismo coniato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci dice che c'è una grande relazione tra obesità e diabete mellito di tipo 2. Perché purtroppo i dati di queste patologie sono allarmanti. Ecco perché bisogna rivolgersi agli specialisti endocrinologi e nutrizionisti che possano aiutare ogni tipo di paziente. E grazie a Edra